video non si doveva fare. Questa registrazione non andava fatta, ce ne pentiremo. Il mio piano era domani anche farmi una doccia, rendermi più esteticamente presentabile, eccetera, ma l'avete visto il finale scorso e non volete sapere che ore sono. Welcome back. Ad alcuni di voi, questa è una cosa tremendamente youtuber da dire, ma ad alcuni di voi sta facendo male, vero? Che... me lo direte nei commenti, lo so. Allora, dunque, stiamo registrando. Siamo comunque immersi fino al collo e... non si sa in cosa, siamo immersi, potrebbe essere qualunque cosa. Esatto. Lo scopriremo presto. C'è da dire che... non avevo mai notato il fiocchetto. A essere molto noioso, le creature immortali le trovo noiosissime. Ma perché probabilmente non ne vediamo la fase completa una volta uccise, eccetera. Salone principale. E dai che c'è, dai che qua. Il tempio del demone della campana è comunque separato e non abbiamo trovato il percorso inverso. Infatti io voglio fare particolare attenzione. In realtà io sono molto più interessato a trovare un chicco, un sacchetto di riso, piuttosto che la leggendaria La Maniera della Morte Immortale. No, te serve il riso della fanciulla celeste, non ti serve il sacchetto. Giusto. Di riso. Sì, vabbè, intende, mi riferivo a quello. E quello te lo tiene in faccia la signora, celeste. Probabilmente. Allora, siamo qui. E okay. Lì c'è una roba. Esatto. Anche qui. Questo ambiente è stupendo. Riuscite a immaginare di trovarvi in questo luogo con una cosa del genere? Farebbe quasi impressione toccarla. Addirittura! Oh. Addirittura! Di preghiera, ma cioè questo vuole comunicarci comunque che Sekiro rispetta molto. Che cosa sta succedendo? Ma deve far al contrario. Oh, cosa? Cosa? Infatti ho visto che c'erano Sorgo 3匹. 1つ wa Koroko. Grazie, è quello che stavo per dire. Perché poi sono l'opposto delle scimmie. Campana delle sale dell'illusione. Una campana di bronzo antico con 5 corna. Si può usare più volte. Se suonata, le scimmie ed i lupi torneranno ai punti di partenza. Tuttavia, le scimmie catturate non scapperanno. Che la campana venga suonata o meno. Catturate dai lupi? Probabilmente devi afferrarle per qualche motivo. Queste scimmie sono al contrario di quelle che chiudono bocca, occhi, orecchie. Esatto. Queste sono invece... sì, cercano di vedere, fanno rumore e cercano di ascoltare. Esatto. Scimmie del tempio. Sì, c'è qualcuno con cui parlare però. Sì. Facciamolo perché mi sembra una cosa quasi a tempo. Sonata mo kono genrou ni mayoi komaremashita ka. Soshite shimei o mochi koko o detagatte iru. Ah. Sore naraba ryōbu ni kakareta saru tachi o tsukamae nasare. Sasureba miko-sama no okoe ga kakarimashou ya. Ah, fanciulla celeste, non l'avevo ricollegata alla voce iniziale del monte. Ah, giusto. Sì. Quell'arancione è sopra di noi. Sì. Dai dai kimono no saru wa
Yuzaru desu. Eccola. Me mo mimi mo toku ni yoi という koto wa nai no desu ga hito o mireba o sawagi shite saru tachi wa mina nigete shimaimasu arui wa hito o karakatte iru no deshou ka murasaki kimono no saru wa miru zaru desu me ga yoku tooku made mie yoku ki ga tsuku jinjou nara chikazuku mae ni sugata o mirare nigerarete shimau deshou hidoku okubyou na saru desu yue ni midori kimono no saru wa kiku zaru desu mimi ga yoku tooku made yoku kikoe yoku ki ga tsuku jinjou nara chikazuku mae hidoku. Vabbè, quindi bisogna uccidere prima con il casino. Watashi wa genrou o detai to wa omoimasen. Koko wa taitei shizuka desu shi aru imi hotoke-sama no satori ni chikashii sonna fuu ni kanjiru no desu. Ah, sou ieba katsute anata to onajiku shimei aru mono ga orimashita. Shibaraku saru tachi o oikakete ita to omoimasu ga itsuka shizuka ni narimashita. Sonata ga saru tachi o tsukamaerareru you negatte imasu yo. Sì, bisogna uccidere prima quella che fa casino. Ma... poi sei quella... sicura? Io potrei dire il contrario, perché se quella che fa casino fa scappare le altre, lei è l'ultima che va presa. Quindi abbiamo quella, comunque, quella la devi verde prendere che dall'alto. Sente. Devi prenderla dall'alto senza farti vedere, quindi. Sì. Questa, quella viola vede, quella verde sente. Quando pensi che Sekiro abbia creato un contesto unico che venga in qualche modo trasformato... Lei è quella che fa casino, ci ha visto. Katsute anata to sonata. Però era troppo lontana dalle altre, quindi in realtà non fa tanto casino da essere magicamente un auto alert per le altre. Quindi per catturarle intendo, credo intenda ucciderle, sì. Sì, magari ci sono diversi modi. Bisogna portare quella verde qui. Sì, perché non è da, cioè non penso spariscano, scappano soltanto. Ok. Perché che t'ho visto? Vediamo che succede. Sento la frustrazione. Sì, ma se basta catturarle è troppo facile, no? Cioè io adesso non sto neanche correndo. Secondo me possiamo continuare a inseguirla finché non finirà. Bellissime le impronte, giustamente. Ma lei sente, ovviamente. Sì. A meno che non abbiano un effetto elastico, probabilmente ce l'hanno, perché questo è un minigioco. Non possiamo raggiungerla, però... lei sta andando proprio verso la nostra trappola. Guarda la cascata. È quella, sì. Però mi sembra che c'era quella rossa dietro di lei. Qui? Qual è il messaggio di questo luogo? Qui le scimmie muoiono di noia. Non sono neanche pareti insonorizzate. È un'area abbastanza vasta. Qui c'è fango. Quindi fai rumore.
Queste sono aree intermedie. Oh. Ok, abbiamo capito che per ora i nostri obiettivi sono quelle due stanze. Vediamo come si comportano le scimmie. Là c'è quella arancione. Quella arancione, a quanto pare, se il gioco è meno magico e tecnico di quello che sembra. A parte che il fatto che secondo me, cioè, non ci sto ancora provando sul serio, ma secondo me, ecco, lei è normale. Lei è l'unica normale. Quindi era okay. Quella che ti dicevo di uccidere per prima, comunque. E questa è la sua illusione? Una sorta di eco? Una sfida quando l'hai sconfitta? Sfida che non è? Sì, no, esatto, infatti il tuo consiglio si è rivelato giusto perché sono meno potenti di quello che pensavo. Ora non sono più nella... Ah, giusto! È possibile farle resettare senza far scappare quelle che abbiamo già catturato. Potrebbe... Ovviamente questo non è un puzzle game, quindi in realtà la sfida... Cioè, più che altro credo si possa ritenere più semplice di quello che sembra. Non si sa perché se tu sei raccomandato e poi effettivamente... Ah, no, adesso appaiono nemici, forse aumenteranno sì. Man mano che li ammazzi. Quindi puoi uscire e entrare quanto ti pare, magari c'è chi non può farlo, per dire... Saranno dentro. Mi saranno fermate dentro da qualche parte. A cercare le impronte. Cerchiamole. L'ho sentita. Ci servirebbe il famoso HUD che abbiamo criticato in passato. Qua sarebbe molto comodo. Perché non riusciamo a vedere. Una volta che ci vedono, non è chiaro da dove. Eh okay. No, deve lasciarla là. Sì, esatto. Aia. Testata. No, sono impronte quelle. Ma è quell'altra, non è quella verde. No, quelle sono impronte. Erano impronte verdi. A me sembravano. Viola, no, viola no. Allora ci ho sentito. Sì. Sì. Che poi questi passi non sono ambientali fatti apposta, non è musica. No, quindi no. È davvero qui. Hanno un effetto elastico. Però è caduta. No, non era visto oscuro questo. Ma scusate un secondo, io non vorrei essere troppo stronzo, eh. Però al di là del fatto che essendo animali immagino non si spaventino alla cieca, ma non vorrei essere proprio stronzissimo, però detto fra noi. Oh well. Ah beh. Ah beh. Penso che il monaco non debba scoprirci perché... non andava fatto così. Dove sei? Io che sento tutto in motti... Sentirai qualcosa. Ti fotto, dai. Mi sento molto in colpa. Perché ci sono due? La campana per farle resettare? Ah, allora! Mi ha visto.
Non puoi farlo. Ciao. Allora, lei non ci sta vedendo, ok? Che cazzo? Gira. Cos'è successo? Abbiamo ucciso un'altra scimmia vera. Chi era lei? Comunque, sta a vedere. Vediamo se riusciamo a... No, lei è come se fosse eterea. Vediamo un po' che succede se la inseguiamo. Ok, no, lei... Non si può essere... No, ok. Vediamo se riusciamo a... Farla andare... Esatto. Ora dobbiamo portarla... È tornata lì. Sì, però ora la prendiamo alle spalle da qui. E lei... Esatto, ferma, ferma, ferma. È un puzzle, dai, che è fatta. Non fare... Ok, fantastico, pulito e ordinato. Ora... Vai. È fregata. Ora è nostra. Però non ti deve vedere. Ah, ci vede comunque un po'. Quindi non puoi esagerare, non puoi andarle davanti. Bisogna comunque fare il giro e prenderla dalle spalle. Perché ci vede male, ma non è cieca. Quindi, a questo punto, io dovrei poter... Occhio, che qua mi stanno rompendo il culo. Sì, perché c'è il terrore, sì. Ok. Allora, se è vero che non subiremo reset, la cosa più intelligente da fare è... Ah no, ma è qui. Allora. Chissà che c'è scritto. Magari. Che famo? Ti levi? Esatto, sono qui. Ferma, ferma. No, non ferma. Ora è dentro qua, immagino. Ora è sopra. E ora torna al punto di partenza. Ora scappa e torna al suo nido. Giusto? Secondo me ci sono dei modi in cui puoi colpirla che sono clamorosi comunque. E ora salta giù. Eccola lì. Ora. Di nuovo. Scendiamo qui. La spaventiamo. Andiamo qua. Sono però... io con Ugo quando gli devo mettere la roba nelle orecchie, uguale. Esatto, quando devi metterle le medicine. No, 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 no. Merda. No, mi sa che non ti aggrado lei. Ok. Io mi curerei però. No. Il problema è il terrore, non le botte. Ora è nella trappola. Devi salire e andare da sopra, probabilmente. Esatto. Devi salire sul esatto, tetto sì, e fregarla. Sì. E noi adesso... vederla.
Sì, è lì, è lì. Ma No, puoi. Secondo me la puoi guardare, devi cambiare angolazione. No, così ti vede, non fare di nuovo resettare tutto. Riprova a salire. No, no. ok. Quindi dici di qua. Ok. Perfetto. Ricordo? Un ricordo di questa cosa? No, si abbassano le statistiche. Quindi? È un'enorme scimmia. Dok, Ora apparirà la guardia. o yoroshiku kudasai. Sono persone. Ano No, koto sono. kimatta do. Watashi o mamoro to shite kureta dake. Sono sempre le scimmie, sì. Naredo. それは叶わぬようです。目を閉じてください。奥の院にて終わりいたしましょう。Incredibile questo braccio. Sancta Sanctorum. Ok. C'è stupore nel suo sguardo. Le scimmie del tempio Senpo protessero le sale dell'illusione e diventarono amiche della fanciulla celeste. Ninjutsu del burattinaio. Tecnica ninjutsu che permette di manipolare la vittima come un burattino. Consuma i brami spiritici con l'uso. Si lieva dopo un colpo mortale alle spalle. Obbliga uno spirito ad avrebbe potuto. Un bardello. Ma. I suoi fini sono destinati a spezzarsi. Per il serpente, per la scimmia. Esatto, ti ho guardato per quello. Sì, vabbè. Voglio provare. Sì, dopo, fallo Mica so. No, dopo. certo. Stavi andando a No, provare. no, no, no. Non ho idea di quando potremo tornare in un luogo come questo. C'è un. Sì, hai ragione. Le sale delle illusioni si ergono sul confine tra la vita e la morte. Le anime dei fanciulli celesti si aggirano lì, trovando riparo nelle scimmie del tempio. Per questo, la fanciulla celeste del ristoro Del le ristoro? considera. Caccia fuori, anche se c'è un. No, ci abbiamo. Ho estratto la spada fuori, eh. I capelli? Già, un immortale. No, il sangue di drago più che altro. Sì, credo che il sangue. Sì, forse non sono immortali. Non possono essere feriti, ma sono mortali, quindi invulnerabile. 何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは、抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。addirittura. 覚悟がおありならば改められよ。
なぜ皆死を厭わぬのですか。確かにもらい受けた。un odaci capace di uccidere gli immortali. La sua lama cremisi uccide chiunque osi estrarla. Questa temibile arma è rimasta nascosta nel tempio Senpo per lunghi anni e solo chi possiede il potere della resurrezione può brandirla. Porta inciso il suo vero nome: Dono delle lacrime. E in tutte le demo dei giochi o di Sekiro, lui aveva sempre questa lama sulla spalla. Anata wa Ryuin no miko ni tsukaeru okata nano desu ne. Oh. Nani ue fushigiri o motomeru no desu ka? 戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜印を断つ術があると。うん。つまり、巫女は竜印を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、いいなものですね。私は、オチの巫女たちの一人、死なずの愚弄者たちが作り上げた、偽りの竜印を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかはわかりません。なれど竜印が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。ああ、リーソ。conferisce un temporaneo recupero della vitalità. Anche quando non è autentico, il potere del sangue del drago porta un copioso raccolto. Il riso è prezioso, diventa più buono ad ogni morso e risolleva lo spirito. Kore wa kome ka? Hai. O kome wa daiji to zonjimasu. Kameba kamu hodo amaku nari, genki mo demashou. Miko no shinobi yo, youkoso oide kuda. すみません、巫女の忍びよ。お米がまだ、みの、また、し、受け取れ。それは、お主に渡してくれと書かれていた。ありがとうございます。受け取ります。どうした？私は、あの人たちを、まだどうしようもなく憎んでいるのです。さようなら、あなたの行く末に。 quindi questo riso è un consumabile. Esatto, uno di tre. Però conferisce un temporaneo recupero della vitalità. È tipo la benedizione divina. Non credo. Sì, a meno che il temporaneo recupero penso sia un lungo regen. Sì. Quindi questo luogo, che non dovrebbe avere compresse in giro? Ah,
È fuori dallo spazio e dal tempo. È... ma deve esserci un posto dove nuotare, dove ci sono tante carpe. Vero? Vediamo che succede. E perché mai dovrei estrarre la spada qui? Per le carpe. A meno che non siamo dietro il tempio centrale, in realtà qui non c'è nessuna magia, è soltanto un'illusione che ci ha portato qui, con la quale abbiamo potuto accedere a ma... Penso che sia... Che... Ok, è arrivato il momento di... Aspetta un momento. Prima di questo, forse... Quindi significa che ogni volta che ne ammazzi uno muori? Perdi una resurrezione? No, 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 ormai... Una volta che estrai la lama, muori, c'era scritto. Forse... Ah, intendi sempre? Allora, hai visto che... Abbiamo potuto accedere al luogo, ma è reale. L'illusione non lo era. Allora... Sancta Sanctorum, che figata. Sì, è l'interno del tempio. È la parte più interna del... Sì. Del tempio. Ma c'era un oggetto sul Buddha. Non voglio assolutamente allontanarmi, se non per dare il riso alla signora. Mm. E non solo, perché ora... Dice, ah, questo è il frutto del serpente, l'ho raccolto ieri, sì. Ora dovremmo... Sì, infatti, ora dovremmo poter utilizzare l'odaci per... Ah! Per... Aspetta un momento. Lui è uno dei... Non è che per caso... No, ok. A meno che serve una mossa specifica, un pulsante per usarla. Là ci sono degli oggetti, tra l'altro, che non abbiamo raccolto. Lui non dovrebbe essere un immortale, però. Anche se corrotto, non dovrebbe, credo. Non... A me non sembra corrotto, sembra solo stupidino. Esatto. No, oh, corrotto. Gli immortali non sembrano corrotti inizialmente. Ha la faccia, ragazzi. Non m'avete visto? Ma lei è la lei è l'unica sopravvissuta, sì. Gli altri sono tutti morti. Lui badava i bambini. Sì. Ah, buongiorno. Ah, ma salve, eh. Mi ricordo di voi. So che fine farete. Siamo potentissimi in tutto ormai. Allora. Qua con uno shuriken lanciato bene fai le magie. Shuriken più R1 e via. Vediamo un po' se... Voglio provare a caricarla. No, il target è dietro il... Che spettacolo! Io non pensavo avesse un'animazione unica così tanto in... figa. Wow. Wow. Sì, diciamo che tu il pugnale per recuperare gli emblemi lo puoi utilizzare nel momento in cui hai il regen facendo le kill. Sì, esatto. Così, perché è talmente imponente che puoi permetterti di usare il coltello. Sì, 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 sì. Senza la vitalità, penso, cioè senza la ripristino. Sì, è un'emergenza folle, diciamo. Ok, allora. Qua c'è un altro merda da ammazzare comunque. Vediamo che succede se... Magari hanno tutti i drop unici. Non ha capito niente. Eccola. Niente, no, non hai... Ok. Fighissimo.
Ma nessun drop ma speciale. Poi no, perché la scimmia la devi vedere per forza già qua. Non è che magari se avessi già la spada mortale la incontri una volta sola. Questa cosa renderebbe tutto molto interessante, ma ti darebbe due ricordi? Comunque, vediamo un po'. Come do? Masashiku Miko-sama no kome. Arigataya, arigataya. Otsuge o tanomu. Devi usare ninjutsu sul tipo. Namagaki o kugutsu mawashi de. Devi usare ninjutsu sullo stronzillo lì. Che sta là, quello che ti dicevo. Che spettacolo! Santo cielo, ho mille cose in testa adesso, perché... Ora potremo... Allora... Lesti, pianificatori, veloci, precisi, ninja. Allora, passo 1. Scoprire che cosa succede al serpente se utilizziamo la scimmia, che ma era chiaramente... Eri già là, perché non hai fatto le cose? Perché comunque dovevo teletrasportarmi, altrimenti avrei dovuto fare un percorso enorme all'indietro. Sempre caricamenti sono. E mi sto dimenticando alcuni particolari, forse. C'erano un paio di cose che volevo provare. Cavolo, mi sono distratto. Ah, sì! Sì! Uccidere la scimmia. Esatto, qual era la... Esatto, c'era... Ok, era nelle segrete. No. Yeah. No, era dietro... Stiamo... Occhi di serpente. Era la scimmia, sì. Ragazzi, è tardi. Non avete idea. Cioè... Che le capacità cognitive siano devastate è il minimo per quello che stiamo facendo, ma secondo me ne vale la pena. Ok. Allora, vediamo un po'. Ninjutsu. Ma i suoi fili sono destinati a spezzarsi. Obbliga uno spirito che avrebbe dovuto trapassare... Comunque il burattino si muove, eh. Non si muove, si muove. Sì, tu la fai muovere davanti al serpente, il serpente attacca e, esatto. E quando l'ammazza, il tempo che torna indietro, tu hai fatto già il salto con il rampino che noi abbiamo usato al contrario. Esattamente. Però appunto questa è la classica cosa che in ogni caso, visto che probabilmente è opzionale, se la fa in un'altra maniera, legittimo meno che sia, secondo me non cambia nulla. Io continuo a pensare che una volta che entri di là... Lui ti tappa per cercare di ucciderti, cioè praticamente... Sì, per farti morire lì dentro. Se tu hai superato la sua difesa, sì, di esatto. Qualcosa che lui tiene, ma esatto. Morirai lì. Esatto. Perché nessuno potrebbe scappare altrimenti. Esatto. Noi però abbiamo un passaggio, qualcosa di magico, sì. Di divino. E quindi... Oh cavolo. E quindi ci siamo persi. Fachissima sta cosa. Ok. Quanti ricordi. Che bello. No. Ah, giusto, sì. Quindi
facendo tutto lei? Vai, vai, vai! Ah, l'ha fatto in automatico, tu non hai fatto niente. Ok. Ok. Ottimo. Quindi tu non puoi controllare il burattino. Ogni burattino in gameplay normale rende l'avversario nemico degli altri. Sì. Che è una cosa che potrebbe essere... Cioè, se tu vai dietro un mostro potente... Ecco cosa servono i giganti. Esatto. Mentre in situazioni particolari hai invece... Sì, l'effetto scriptato. In questo caso il signore, il nostro amico, terrà l'aquilone per noi. Esatto, che figata! Però dice che è destinato a spezzarsi, significa sì, che dura po'... poco. Relativamente. Lo spirito resiste fino a che può e poi ascende. Questo ninjutsu trattiene lo spirito del morto sul tempo, sul piano materiale. Sì, però è una questione di effettiva... sì, devo ammazzare. Dai, droppa! Mortalità recisa. Droppa, cazzo! Ah... Scoperta dal lupo dopo aver decapitato un nemico con la lama mortale, può creare una spada maledetta con il sangue versato. È simile alla lama mortale, ma non può uccidere gli immortali. Allora, questa cosa è perfetta. L'unico difetto di questo meccanismo è che doveva scappare. No, allora doveva per forza... No, perché questa cosa basta che forse... Tu puoi ucciderla la prima volta, puoi ucciderla entrambe le volte lì. Sì. Immagino. Non so se poi ti dà due ricordi o qualcosa del genere. Però... Avrebbe senso, perché comunque non è... Cioè, ti dà il ricordo della scimmia senza testa. Esatto. Come se fossero due boss diversi. Esatto. Potrebbe funzionare. Però, a livello proprio di... Volendo essere noiosi... Allora, questa cosa è una delle più belle giustificazioni mai viste in un prodotto di From e tra l'altro in generale di un videogioco quando hai una ripetizione. Però in questo caso, la prima volta quando la combatti nel nido, non deve scomparire. Deve scappare senza testa. Deve rinascere e scappare. Ma perché è scomparsa? Sei sicuro che è scomparsa? Che non è rimasta là? Io sono abbastanza sicura che era rimasta là. Anche nel nido? Allora è perfetto. Poi controllerò sicuramente nei montati... Ma allora è proprio figo. Perché comunque è un extra, in realtà non è una ripetizione, è lo stesso boss. Che tu, colpevole di non avere lo strumento giusto, hai dovuto combattere due volte con l'amata. Ma che per caso qua si può fare origlie? Dopo. Bravo, bravo, continua a lavorare. Go, go, go. Macabro. Ah, dai, andiamo a parlare. Via. È lui il mascalzone, capito? Perché lui sì. poteva parlarci. Noi ci aspettavamo un NPC di questo quale tipo. Kugutsu no jutsu tte yatsu ka. Hajimete mita ze. Ome yaru ja nei ka. Adesso te l'ammazzo, sì, vediamo attraverso. Ok. Come dovrebbe usarlo? Non importa. Non voglio saperlo. Ora, dove si trovava? Cosa? Il crepaccio dove abbiamo visto che potevamo utilizzare l'aquilone. Era nell'area del demone della campana, per caso? Vediamo. Mi sfugge quello a cui ti riferisci. Quando abbiamo capito che ci serviva qualcuno che tirasse l'aquilone per noi? Perché eravamo dinanzi a un salto vicino
ha la possibilità di raggiungere l'altra parte. No, non l'ho presa anche io. Ok, allora ci penso io. Apro. Ok. Ah, era sull'albero. Ok. Oh no. Calmi tutti. Oh no. Perfetto, eccoci qua. Grandioso. Vai! Lupo! A posto. Ragazzi. Che spettacolo. E quindi è qua... l'altro frutto. Esatto. Sì, cosa ci sta sfuggendo? Nulla, nulla, stiamo solo guardando in maniera impulsiva, ma... su, su. No, no. Ma bisogna scendere. Sì, ma... come? Una mezza idea ce l'ho. Vediamo un po' se quel ramo si accende, ok? Quella presa laggiù se sbagli, immagino. Spero, perché altrimenti abbiamo perso un oggetto. Quanto denaro abbiamo? 300, Sam. Addirittura. Wow. E i tuoi affari sono qui? Io... Yo, Omeka. Qui di tutti i posti. Robert. Gaki ga inakunatta ato nani yara kyū ni rappa no nin ga mendou ni natte na. Ochi no tameshi da, hito sarai da, Kurokasa no sekimu da. Kono tera wa nanmo kanmo mendokusei. Dakara nuketa ka. Perché hai visto? C'erano i suoi simili qui. Sate to. Kore de yaboyo wa sunda. Hoka ni ate mo nei shi. Ashina no shiro ni demo modoru to suru ka ne. Doko darou ga kono tera yoriya mashi tte mon da. さてと、ぼちぼち、ああ、ところでよ。分かってるかもしれねえが、アシナは今随分気なくせえことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも、さてと、ぼち Dai. Boss segreto. Lui c'è ancora? Sì. Per ora quindi sì. Quindi non resetta. Bisogna viaggiare allora. Non basta riposare. O forse ti porta la campana, il che sarebbe un'enorme delusione. No, dai, non è possibile. No, per forza c'è il frutto. Infatti, esatto, dai, dai, dai. Ero abbastanza sicuro che un frutto fresco significasse vivo. Ma questa cosa la trovo eccezionale. E continuo a pensare che effettivamente quella coda scenda giù e diventi l'altra testa. Ok, ragazzi, ci siamo. Ah! Dolce, dolce vendetta. Forse. E che chicca segreta. Santo cielo, che spettacolo di visuale. Che tutto, c'è un oggetto là, oltre. Perché è oltre il ponte.
Si può superare il ponte. Sì, allora. Prima fai questa cosa. Beh, no, da qui non ci si arriverebbe comunque mai. Dai che è un boss! No, beh, ci mancherebbe altro. Viscere di serpente fresche. Il cuore di una grande serpe, simile ad un loto. A dispetto della forma, si tratta delle viscere sanguinolenti in Dione. Che mangiare sia gravemente dannoso alla salute. È ragionevole. Ah, e abbiamo superato il ponte! Ah, ok. Cavolo, che spettacolo. E... però non sono oggetti consumabili. No. Sono chiave. Eh sì. Queste sono chiavi. Queste sono chiavi, letteralmente. Non scivolare, lupo? Sono eccitatissimo. Coperto di sangue come non lo sarei mai più. Ma infatti questa cosa è meravigliosa. Cioè, che spettacolo. Sfera amico dell'anima. E... thumbnail. L'arena della scimmia. Sì. Chissà chi era. È un modo carino per dire usa l'idolo stronzo? Mi sa. È un modo carino per dire? Usa l'idolo stronzo. Ah, sì. Beh, oddio. Poi tranquillamente... ma certo, acqua! Oddio, è vero. È vero. Carpe, vai, vai, vai. Vai, picchia tu. La 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 la, picchiala. Ok, ce ne manca ancora uno. Oh. Ti prenderò, sai? Non è che quel coso vuole diventare una carpa per poi diventare un drago, vero? Ah, che figo! Wow. Ah, eccola! Eccola! Grande! Vai, così, picchia tutto! Vedere andare. Cosa sai lo shuriken sott'acqua? Dove cazzo è scappata? E fu così che perdemmo la carpa. Per sempre. Erano come le lucertole di Demons. Era una chiara citazione. Non posso usarlo perché giustamente serve per... Ma... Ok... Stealthily, stealthily, eh? Ah! Vabbè. Ma ce n'è una in più allora? A quanto pare. Perché gli oggetti sono finiti comunque, quelli di lui. Lo so. Magari ti dice, mi serve un altro ancora, ma la potresti regalare. Ok. Abbiamo estinto la specie, forse. No, vabbè, magari ce ne sono di più, eh. Ah, beh. Ma che devono essere per forza contate. La domanda è... spero che... io non abbia... cioè, quando siamo caduti stavamo... c'era un posto dove potesse aggrappare, ma penso che non sia unico. Quello là... penso che sia un luogo dove... ah, sì, è quello che dicevamo... non ci avrebbe fatto morire... cioè, da cui potevi aggrapparti cadendo dalla... la domanda è, adesso il serpente giù è morto? Infatti è il mio interesse assoluto... perché se è morto era un serpente solo.
se non è morto... Guarda che... Beh, serpente ha un cuore solo comunque, può avere tutte le teste che gli pare. Poi a meno che non c'è una magica leggenda dei serpenti con due cuori, cose mitologiche di qualche tipo. Io andrei dallo scienziologo a dirgli un paio di cose. Non c'è più. Ah, c'è ancora. Sta benissimo. Niente. Sono delusissima. Già. Ecco perché aveva l'occhio. Non è un altro serpente. Io ho tutta la mia teoria bellissima. Mia era veramente bella. Tutta. Anche perché Miyazaki con lo scudo caduceo. Oh. Quindi sono una specie. Sono delusissima. Vero? Che è il cuore di un dio, di una roba. Quanti ce ne sono? Vabbè. Ma che mangiano poi? Effettivamente. Effettivamente. Le montagne. Boh. Quindi, al di là della mia curiosità, vi ricordo che forse su quel ramo c'è qualcosa, adesso non saprei come raggiungerlo, andiamo subito dal nostro amico con un sogno nel cassetto. Che paura. È ancora qua. Anche perché da noi da qui, mamma mia, spavento, non potremmo. Ma in realtà sì. Ma cosa? No, lo zoom un po'. Non c'è un tubo. Risolto. Testa nera. Testa nera. Vabbè, non importa. Ci interessa soltanto un idolo, quindi. Fallo. Siamo quel pelo troppo alti? E da qui posso solo morire da ora in poi? But why? Ok. Lupo. Vai. Rifletti su quello che hai fatto. Quindi ora potremo comprare tutto da lui e spero che abbia un dialogo unico qualcosa. Quindi adesso abbiamo la lama nera. Magari possiamo bere il sake con lui. Mm? Perché non beve il sake lui? Come? Perché non beve il sake lui? No, parlavo comunque del nanetto. Non lo della, so. No, la battuta sul sake era chiaramente per lui. Che tra l'altro mi sembra un personaggio abbastanza interessante. Infatti. No, allora, noi abbiamo risorse da poter donare a qualcuno. Questo è evidente. Non è Emma e non è... Allora. E ma poi, quando deciderò di fare l'episodio backtracking, potrei riparlare con tutti gli NPC. E potremmo scoprirlo. Big if. Ma... Ok. Uno. E due. Tutti gli oggetti sono esauriti. Ho capito. No, non posso portartene altre. Ciccio, ho finito. Sono deluso. Magari se torni. Sì. Non c'è più. Vedi una carpa bellissima di qualche tipo. Vuoi viaggiare dall'idolo avanti all'idolo indietro? Esatto. Poveretto. Poi si chiama sponda di drago. Il posto. Adesso vediamo un'ombra. Sì, infatti. Ma infatti, ci sta tantissimo. Infatti. Sarebbe bellissimo. Questo, cioè, sai che lo sta stupendo? Stupisce per niente, il suo... Niente, draghi non ne vedo. Stupisce per il tipo di...
varietà nel contenuto e della cura anche di quello avanzato che è spesso mancata, ma... C'hai paura che ti attacchi? No, si va ancora più in fretta così. Sono più carpa io di te. Sono delusissimo. Perché quello resta? Ah no, perché ce l'hai. Perché ne ho una, sì. Ho capito. Non te ne porto altre, stronzo. Per ora lacrimuccia sulla guancia. Ma no! Ma questo demone della campana... Ah, sto potenziamento dei nemici. Allora, prima di chiudere l'episodio... Andrai a prendere l'oggetto che è sul Buddha nel tempio. Esatto, volevo solo controllare che magari lì non ci fosse dietro l'angolo una boss fight, magari il famoso monaco, che non credo abbiano trasformato in un fantasma senza arena. Sai che ridere. E... abbiamo modellato ma questo, no, ma non è, no, questo guarda, nemico, togliamo tutto quanto. Non è soltanto, cioè, quello, scusate, sono completamente fuori di testa stanotte, sono proprio stanchissimi. Sei stanchissimi? Sì, sì. No, 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 potrei pensarci come sorpresa se fosse stata un'arena che poi diventa una mappa con dei nemici e il boss fosse lo stesso. Invece quello della demo aveva proprio fasi originali, quindi è ovvio che non sia scartato. Adesso andiamo da Kuro e diciamo, senti. Ah no, ora potrebbero succedere cose pazzesche con Kuro, ma infatti non ci andremo. Non toccare niente. Certo che più vandalo di così. Aspetta. Forse dal tetto magari. Aspetta, eh. Perché devi fare questa cosa stupida se puoi andare dal tetto? Perché c'è dell'Adi per qua? Uccidili tutti. Finalmente. Massacrali. Vai. Distruggi tutto sto schifo. Ah. Dove sono i nostri drop speciali magici? Ah, era. Ero convinto che fosse una spazzata. Schifosa. Sono fichissimi. Vai, ultimo. No? Potrei fare delle battute orribili, non so dove escono, ma non le farò. Quadrato. Qui c'è il Sancta Sanctorum. Quindi sia a sinistra che a destra. No, no, questo è dove era. Ok. Oh, cosa sarà mai? Sarà una terribile trappola. Poi puoi fregarlo appena esce, appunto. Ci sono diversi aggro fuori. Vabbè, sono, sono i monaci. Okay. Sì, sono i piccoli satana. Qui abbiamo forse l'altra entrata al Sancta Sanctorum. No, l'entrata al Sancta Sanctorum. Però c'è il soffitto su cui puoi salire. Sì, sì, lo so, una cosa alla volta. Stavo guardando un po' in giro. E qui non ci siamo mai stati, eh. Quindi, in pratica... Oh. Vandalizza tutto. Ah, questi sono la versione sfigata, ok. Sì. No, gli insetti. Gli insetti. Cosa altro c'era di immortale da uccidere? Solo la scimmia? E l'oro? Sì, e ambe. Però. E ambe. Ops! Magari ti dice qualcosa. Come vuole morire? Lo so. Lo so. Solo che no, è che mi aspettavo. Ah, c'è qualcosa, infatti. Dicevo, ma cazzo, è possibile che si è finito?
la coda. 4 piani. Ancora più bello. Qua fai il giro dietro, sì. Dai, dai, dai. Ultima cosa, dai, prima di uscire dalla nostra full immersion. Oh, per favore, Mike. Ah, che poraccio. Sì, sono loro. Non mi aspettavo di finire una caverna. Signor Demone, si impegni però, eh. Non devo neanche usare l'unguento. Senza testo magari. Oh, che cosa brutta. Vabbè, sì, che se scendi qua vedi sicuro. C'è un oggettino. Mi sa che sì, sì, ma sai, non, magari non è un vicolo cieco. Dove stiamo andando? L'hai visto, sì? Alla tua destra. Ah no? Sono delusissima. Aspetta, aspetta. Beh, noi non abbiamo trovato il posticino dove facevano gli esperimenti satanici, comunque. A meno che non fossero le segrete, ma non penso, perché è tutto collegato. Qui siamo in uno spazio. Aspetta, facciamoci due conti. Ok. È meno grande di quanto. Wow! Fighissimo. Ah, hai fatto il giro? Sì. Quindi la strada è quella. Qualcuno è vivo sicuro. Poi... però sono infetti, ormai non avevo. Sì, non sono infetti, non sono importanti. Ah, dipende da quanto forse. Questi sono tutti morti. Fare un rituale, ma immagino sia fallito. Wow. C'è del rimorso qui, eh? Accanto a una tomba. Hanno persino un autotarget, Stefari, fantastico. Vabbè, poi torniamo lì, dai. Certo, c'è un oggetto che non abbiamo visto. Sei triggeratissimo da quell'oggetto. È semplicemente il tempio, non ti preoccupare. Guarda che roba. Tutta la mappa di gioco alla portata dello sguardo. Ok, io sto guardando la lucertola che vibra, però... Dai, 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 che è lo shinobi segreto magico. Dai. No. Ma cosa,
cosa ti riferivi? No, magari no, come abbiamo trovato. Ah, il famoso. Sì. No, no, invece sono. Un libro di segreti che permette lo stile. Prendere. Ammazza. I monaci del tempio perfezionare le arti marziali e la ricerca di virtù. Quindi puoi imparare le arti marziali. Credevano che pugni forti e discipline rigide fossero essenziali contro i nemici del Buddha. Il tempio Senpo cadde poi vittima di un'ossessione per gli immortali, che corruppe il loro stile e i loro insegnamenti. Lui era il segretino, ok, figo. Però dobbiamo essere forti di spirito, non farci corrompere e continuare a fare felice Ishin, perché lui la nostra via. Per ora sì. Quindi per ora abbiamo finito. Sì. Vabbè, lo scopo era trovare la lama. Sì. E poi c'è questa questione del ciliegio, che però si suppone che verrà esplicitata appena trovi la lama. Appena trovata la lama. Sì, infatti. Perché lui dice per ora non c'è niente da fare. No, andare. Scusa, ma se faccio questo? Può essere questo. Quanto danno! Può essere questo lo scopo della roba che ti dà la Pois. La? Pois. Ah, sì! Farti fare le tecniche. Esatto. Che pippa. Sto parlando di me. E che coglimi però! Sì, vabbè, amici. Amici miei. No! Però... still fighting. Vabbè, signori, io vado nel tempio. Questo 2 contro 1 è l'ora della notte sbagliata per goderselo. Ok. Ragazzi, non andremo da Kuro adesso. Quello che può succedere una volta che con lui troviamo la spada dell'immortalità, insomma la lama mortale, è un pochino troppo complesso. Al massimo, prima di salutarci, darò un ultimo sguardo assonnato e confuso al folle modo in cui siamo arrivati qui. Che strano, adesso che sappiamo che abbiamo fatto un giro abbastanza completo, credo ci permetterà di guardare all'ambientazione con uno sguardo un pochino più consapevole. Qui c'è l'avviso del guarda che qua fai una cazzata, cosa che per ora si è rivelata giusta fino a un certo punto, perché sì, sicuramente saranno più stosti, ma a questo punto diciamo che sono tornati a essere nemici alcuni. Qui abbiamo i piccini che lasciano tutto che trovano. Qui niente, c'è lo shortcut che porta ai dintorni di Ashina. Lucertoline. Non volevo, perdonami. Non volevo essere così spietato con te. Salto 1, lucertolina 2, non sono fuori sync, ragazzi. Paesaggio magnificente, connessione di mappa visibile, percorso inverso che però portava a un blocco poco simpatico, però che non ha altre vie, perché laggiù, lassù c'è il discorso. C'è il discorso fiori e girandole, ma fa parte dell'altra mappa. Quindi qui al massimo ti butti, quando in realtà dovresti chiaramente salire. Sì, appunto. Qui hai la strada per salire. Stiamo chiaramente facendo qualcosa al contrario, in maniera esplicita oltre ogni però dire. Però sopra c'era... Dimmi. No, non ci arrivi, niente. Lì vai di ramo. Ah. No. Ah.
Ah. Sopra c'è un ramo. Ma può essere che l'abbiamo già usato, eh. O forse no. No. Forse fa parte del percorso. Comunque. Però da quel lato è per forza per andare di là. Infatti. Ma a meno che non puoi salire di più e raggiungerlo. Salire di più da qui? C'è un punto più alto. No, fastidio. Provo l'attacco in salto. Il salto. Si dovrebbe cadere. Cadere da là. Non so se era assolutamente pensata in questa maniera, però. I think not. But... Finché si può fare. Ok. Ok. No, siamo punti da capo. Perché si arriva da là? Sono rami. Sono una direzione sola. Anche perché tu cadi e lo usi per attaccarti. Ah no! Dai, non mi deludere, gioco, dai. Non ci sto capendo niente. E questo... E allora si fa scendendo. Si fa il giro... Quindi questo è il percorso nascosto? Sì. Noi abbiamo fatto il salto all'altro lato, evidentemente. Forse si può raggiungere da più cadute. Ma sicuramente lo possiamo. La campana si può raggiungere da qua. Allora. Presumo. Invece questo cos'è? Il percorso standard che non riconosco. Sì, è da qua che siamo arrivati. Ok. Vedi, c'è il nemico. Quindi si arriva da qua. Quindi? E poi ti fai. Sì, abbiamo saltato un pezzo praticamente. Perché invece di farci il giro, hai abbiamo saltato. Fatto il saltone. Esatto, esatto. Ma che comunque si fa da qua. E si può comunque fare all'inverso, un po'. Ok, quindi sta cosa. E questa cosa è se sbagli. Se manchi, magari ti attacchi. Però è stupido perché. No, magari ci si arriva dal. Cioè, diciamo che questo è il level design avanzato che però cozza con la anti-intuitività dei rami a un verso solo. Perché è chiaramente anti-intuitivo. Sì, qui volevo fare la prova. Scendi. Sì, così. Ma qua torce. Cioè, sei dunque tornato indietro. Eh sì, ma era l'idea, infatti. E fai poi. Sì. Esatto. E trovi il segreto. Sì. Ci sono tre vie per questo segreto. Che è una cosa molto figa. Ma ti scoppia il cervello perché hai una cosa che è anti-intuitiva, perlomeno secondo me. Sì, sì, ciccio, sai che ti dico. Abbiamo dato. Ok. Quindi abbiamo trovato la lama mortale. Sì. Ma non il ciliegio, che è l'ultimo ingrediente. Possiamo far sanguinare Kuro. Magari col sangue suo il ciliegio rifiorisce? Sangue del sangue di, sì, vero sangue del retaggio del drago. Sì, se col sangue non vero che questa cosa è molto Bloodborne, perché non si capisce un cazzo che vuol dire, che non è un vero sangue, è falso, però gli stessi poteri, che vuol dire? Ah, dai. Sokomoto no senaka. Esatto, vai. Sono odachi. Sore wa nanda? È spaventato. Fushigiri da. Nanto. Makoto ni atta ka. Naraba, Sokomoto yo. Fushigiri de. Waga shinazu o tatte wa kurenu ka. Si è proprio rotto le palle. Se dice non ucciderti, secondo me ti dice se cambi idea. Sì, probabilmente sì. Però, dopo tutto quello che ha fatto per noi. Shouchi shita. Per quanto strano sia dirlo. Sokomoto no ude naraba. Kurushimazu.
行けるというものだ。の？ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次に底元が来るまでに死での準備をしておこう。次に底元。Ah sì, aveva esaurito il suo scopo, comunque. Ti fai il tutorial, però a questo punto del gioco non ti serve più. Però ci vengo male. Alla prossima, ragazzi.